Una grande festa nel solco della tradizione. Questo e molto altro alla serata della Violetta in onore di Mike Bongiorno, organizzata sabato scorso dalla cantina di Quistello. Un evento che ha saputo coniugare il revival di una serata danzante che si svolgeva tutti gli anni in paese fino alla metà degli anni 60 con il centenario di uno dei padri della TV italiana. Tutte e due sono cose di spettacolo, no? Da questo punto di vista, no? Perché uno era una festa della zona che veniva sotto Quistello, aveva una grande importanza ed era uno anche delle, chiamiamoli, concorsi che poi si poteva partecipare a Miss Italia. Abbinarlo a questo centenario della nascita di Mike Bongiorno, ma soprattutto al calendario fatto da Gianni Bellesio, è stata una cosa quasi naturale. Cimeli e giornali d'epoca hanno arredato la sala. Gli abiti originali, indossati da alcune modelle, ci hanno riportato all'atmosfera dei bei tempi andati. Ma la serata della Violetta è stata anche l'occasione per un'importante iniziativa di beneficenza, grazie alla vendita di un calendario con immagini significative di Mike, curato dal fotografo Gianni Bellesia, per anni collaboratore del popolare presentatore. La famiglia Bongiorno ha apprezzato l'idea e quindi ho realizzato questo calendario dove ho voluto celebrare il mito Mike, quindi sono tutte foto di quando Mike era giovane, bello, elaborate e poi ha compiuto, quindi tutte quelle erano le caratteristiche del Mike giovane e ne è venuto fuori un calendario che mi sembra piacevole. I fondi raccolti serviranno per contribuire all'acquisto di importanti apparecchiature per i nati prematuri con il supporto della Onlus ASM. Noi attualmente abbiamo in particolare in corso una campagna per la raccolta di fondi per donare a diversi ospedali italiani, vogliamo arrivare a 10, ne abbiamo già consegnati 2, degli avanzatissimi respiratori per aumentare la sopravvivenza dei più critici fra i neonati prematuri. I prematuri sono circa 30.000 all'anno in Italia. Tra gli ospiti la conduttrice Susanna Messaggio, a fianco di Mike in numerosi show televisivi. Grazie al mio Mike che mi ha dato questa opportunità e sono una donna eccessivamente fortunata perché facciamo sempre delle belle cose, anche di beneficenza, proprio per aiutare le altre persone perché Mike era un generoso. Durante la cena, allietata dalla performance di 3 musicisti e scandita dalle curiosità raccontate del giornalista esperto di televisione Gianni Veronesi, non è mancato l'intervento telefonico di Niccolò Bongiorno, figlio di Mike, e ha annunciato una mostra itinerante in memoria del conduttore in vista del prossimo autunno. A salutare la platea con un videomessaggio anche Ludovico Peregrini, il signor no di tanti quiz. Per me è stato un secondo padre perché mi ha guidato in un terreno molto insidioso e molto difficile come quello dello spettacolo.